l'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Ciao. No, per carità, io guanti e mascherine sempre, non esco di casa senza. E poi me li cambio spesso, diciamo che è una questione di igiene. D'altronde, come dice il detto, mens sana in corpus, vabbè, lo dice il detto. Ammazza però qui che schifo, che incivili. Ehi, dico a te, ma non a te, te, lo so che te non lo fai, no, dico a te quell'altro, quello che se ne frega. Tutto questo alla natura costa molto e in fondo basterebbe così poco. Gettiamoli nel bidone dell'indifferenziata, in fondo a noi, ma che ci costa? Buonasera, buonasera amici di Calcio Napoli 24 TV, un cordiale saluto da Fabio Cannavo, ben ritrovati al nostro serale appuntamento con lo speciale calciomercato targato CN24, debacle degli azzurri contro lo Spezia allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, 2-1 la sconfitta per la squadra di Gennaro Gattuso, che però ha l'occasione di riscattarsi proprio domenica contro l'Udinese alla Dacia Arena, l'Udinese dell'allenatore Gotti. Però è la puntata del calciomercato, ci sono novità importanti riguardo la situazione relativa ad Arkadiusz Milik, ma non solo, anche quella di Mattia Zaccagni, trequartista dell'Hellas Verona che piace tantissimo al Napoli di Aurelio De Laurentiis, ma non solo. Prima di andare a sviluppare tutti i temi caldi della nostra serata, vado a dare il... Come ti definisco? Salutiamolo. Tipo. Il nostro tipo, il nostro grande Claudio Russo. Ciao grande Claudio! Ciao Fabio, buonasera a tutti! Grazie Claudio. Allora, le ultime su Arkadiusz Milik, perché nella scorsa settimana si è fatto avanti l'Atletico Madrid, si è fatto avanti l'Olympique Marsiglia, si è fatta avanti di nuovo la Juventus, poi c'è il Milan, però De Laurentiis pare voglia tenere duro e continuare a chiedere quei 15 milioni di euro. Però c'è un però. Sono 18, e qual è la linea del Napoli? Il Napoli ha aperto una possibile cessione del calciatore nel caso in cui gli venisse riconosciuta una percentuale sulla prossima rivendita, che significa che il Napoli magari potrebbe accontentare, non so, 10 milioni più il 25% della rivendita, formula classica. Cosa vuol dire questo? Che il Napoli incassa 10 milioni, poi se Milik venisse venduto tra 1, 2, 10 anni a 100 milioni di euro, di quei 100 milioni prenderebbe il 25%, che sarebbero 25 milioni. Certo. È una formula questa qui utilizzata non soltanto dal Napoli ma anche dagli stessi agenti. Ti faccio un solo esempio, Raiola con Pogba disse: io ve lo porto alla Juventus, ve lo porto a zero, però mi date il 25% della rivendita. Pogba è andato allo United per 100 e passa milioni, e Raiola quanto sia stato felice, insomma. No? E quindi sì, Milik, situazione molto molto particolare, perché Claudio ci ha dato dei dettagli importanti, no, relativi a questa situazione. Però Claudio, il rischio che Milik possa restare fino a scadenza di contratto è molto forte, no? Allora, è molto forte. La questione però da questo punto di vista è legata forse direttamente allo stesso De Laurentiis. Mm. Perché è come possiamo dire che De Laurentiis sia legata al dito la questione legata a Arkadiusz Milik, che ha rifiutato più volte il rinnovo, è la quarta punta, è fuori squadra, è fuori da qualsiasi lista. Quale può essere il pensiero di De Laurentiis? Io ho ammortizzato tutti i 32 milioni di euro spesi per acquistare il tuo cartellino. A livello di ingaggio io spendo 2 milioni e mezzo da qui fino a giugno. Io posso anche togliermi lo sfizio, umanamente non so quanto possa essere gradevole, di tenerti fuori rosa, così io ti faccio perdere l'europeo, ti faccio perdere un altro anno di carriera, e lui già con gli infortuni ne ha persi praticamente 2 su 4, Questa situazione può fare del bene alle parti? Al Napoli no, perché
vendendo Milik adesso ci può incassare 10-12 milioni di euro. Certo. Al calciatore perde l'europeo. De Laurentiis ci perde una quella che poi è una plusvalenza. Poi, non so, a De Laurentiis piace così, a me francamente se ho l'opportunità di guadagnare dei milioni di euro lo faccio e come, poi decide il presidente. Probabilmente per De Laurentiis prevale il principio, il concetto e non proprio la questione economica. Però quest'oggi ai microfoni del quotidiano spagnolo AS è intervenuto Fabrizio De Vecchi, che è l'intermediario della trattativa relativa a Milik. Eccolo qui. L'intermediario di Milik che dice: sembra che il Napoli preferisca lasciarlo in tribuna e poi perderlo a parametro zero. Piace in Premier League, nessuno offre ciò che chiede il Napoli, gli avvocati stanno valutando. Claudio, se dovessimo assegnare più che altro la pole position per acquistare Arkadiusz Milik, a quale squadra la attribuiresti tu? Beh, innanzitutto togliamo l'Atletico Madrid, proprio dall'intermediario lo ha dichiarato stamattina proprio ad AS, l'Atletico Madrid non arriva alle cifre che il Napoli vuole, e quindi le richieste di Napoli evidentemente sono ancora superiori a quei 10 milioni di euro di cui parlavamo prima. La questione Italia, si è parlato della Juventus, della Roma, di come parlavamo in estate. A queste squadre non conviene acquistarlo adesso, perché non è che manca Dzeko, manca Ronaldo, sono a disposizione, Milik è un di più, quindi a me società conviene andare a prendere Milik spendendo dei soldi quando posso già firmarlo a giugno gratis? Assolutamente. Quindi, in Italia è un po' difficile, la pista Marsiglia è stata confermata da André Villas-Boas, l'allenatore dei marsigliesi, nei giorni scorsi, però qui siamo sempre nell'ambito delle cifre, perché il Napoli chiede A, se il Marsiglia offre B non è uguale ad A, è ovvio che l'affare non si fa, però da qui alla fine del mercato può succedere di tutto in un mercato che è il Napoli, che è incentrato sostanzialmente sull'uscita. Ma Scamacca del Genoa ti piace? Perché c'è Freddy Scuotto che ci sta scrivendo attraverso la nostra diretta Facebook, che ci chiede di Scamacca, dice: potrebbe essere un acquisto per il Napoli? Allora, tenderei ad escluderlo più che altro perché il cartellino di proprietà del Sassuolo. Il Sassuolo in estate ha rifiutato più di 20 milioni di euro al Benfica. Adesso in quel ruolo lì il Napoli ha Osimhen e ha Petagna. Voglio anche escludere Mertens da questo discorso. Certo. Petagna è sostanzialmente uno Scamacca più anziano, più esperto, pagato 20 milioni di euro. Osimhen ha speso 70 milioni di euro più bonus. Io dubito che il Napoli possa andare a muoversi in quel ruolo quando le priorità effettivamente sono altre. Assolutamente sì. Però, ovviamente in questi giorni si sta parlando sempre di più di un calciatore che ad oggi gioca con l'Hellas Verona, che è cresciuto nelle giovanili dell'Hellas Verona, è romagnolo. È un calciatore che ha avuto poche esperienze lontano da Verona, vale a dire una col Venezia, uno col Bellaria quando era giovanissimo, poi un'ultima recente con il Cittadella. È un calciatore che è anche entrato nel giro della nazionale di Roberto Mancini. Mi riferisco a Mattia Zaccagni, il numero 10 dell'Hellas Verona. Eccolo qui, questa è la sua scheda tecnica. 25 anni, 177 centimetri d'altezza per 63 kg, valore di mercato 14 milioni di euro, secondo il sito, il portale transfermarkt.it. Il ruolo lo vedete disegnato nel nostro terreno verde, intanto ne approfitto anche per ringraziare il nostro grafico Giuseppe Cautiero, è un trequartista che può giocare volendo anche sull'esterno a sinistra, nel ruolo che ad oggi è di Lorenzo Insigne. I numeri di stagione: 16 presenze, 4 reti, 4 assist. Il Napoli, Claudio, pare stia lavorando in maniera molto concreta, no? per questo centrocampista. Assolutamente sì, Fabio. Non è un affare ancora chiuso, come magari i più ottimisti si sono spinti in queste ultime ore, però c'è una trattativa in corso tra Cristiano Giuntoli e Toni D'Amico, il DS del Verona, e chiaramente anche i due presidenti Setti e De Laurentiis. L'affare non sarebbe ovviamente per gennaio, bensì per giugno. Sarebbe una fotocopia dell'affare Rachmani della scorsa stagione. E diciamo che Zaccagni in questo momento rappresenta una delle sorprese del campionato, elencato tu prima le statistiche, e bisogna capire chiaramente le tempistiche di questo affare, perché da parte del calciatore sappiamo che c'è un gradimento, anche lo stesso Fausto Pari, membro del suo entourage, proprio ai nostri microfoni a Calcio Napoli 24 nella scorsa settimana, confermò il gradimento verso l'ipotesi Napoli. Sappiamo anche che nelle idee del Napoli Zaccagni viene visto come alter ego di Fabian, e quindi bisognerà anche sottoporre
al futuro l'idea che possa essere un sostituto, l'alternativa, okay, che possa arrivare Zaccagni e partire Fabian, diciamo è un affare in divenire, però il Napoli da questo punto di vista vuole, come dire, bruciare la concorrenza e magari bloccarlo già adesso. Quindi il nome di Fabian non è più un nome tra gli incedibili, come magari poteva essere qualche mese fa. Ad oggi Fabian è un calciatore che il Napoli potrebbe anche decidere di cedere se dovesse arrivare un'offerta congrua, no, alle richieste che ha stabilito poi la società azzurra. Beh, assolutamente sì, Fabio, però c'è da capire da questo punto di vista sempre, perdonami la ripetizione, uno, la valutazione che il Napoli fa di Fabian, 50, 60, 70, in un mercato condizionato dalla crisi economica legata al Covid, certe cifre sono tanti. Difficilmente si possono vedere. Sì. E poi la questione relativa al rinnovo contrattuale, perché Fabian voleva il rinnovo, ha spinto per il rinnovo già nei mesi scorsi, sì, anche prima della pausa per il Covid. E questo scorcio di campionato non gli va a favore se va adesso a trattare con Napoli e chiede, non so, 4 milioni di euro. De Laurentiis gli ride in faccia, proprio detto papale. Certo. Quindi a queste cifre è difficile che possa rinnovare. Però il mercato lo fanno le offerte delle altre squadre ed è ovvio che se non ci sono offerte Fabian resta, e se Fabian resta il Napoli magari in questo momento è più avvantaggiato nell'offrirgli un rinnovo magari a cifre più, come dire, agevoli. Tipo? 3 milioni, 3 milioni e mezzo, insomma le stesse cifre per cui ha firmato anche Zielinski. Ok. Siamo lì. C'è Maurizio Volpe che ci pone un quesito che, e quindi io gli andiamo subito a rispondere. Come gli rispondiamo? Con la grafica del mercato in entrata del Napoli. Perché? I nomi sono pochissimi, sono davvero pochi. C'è Emerson Palmieri, eccola qui, c'è Gabriele Zappa del Cagliari, c'è Mattia Zaccagni di cui vi abbiamo parlato poco fa e c'è Luca Pandolfi, un attaccante della Turris. Ovviamente da questa grafica probabilmente andremo a scaturire un po' il dispiacere, perché no, da parte dei tifosi del Napoli, perché leggono Emerson Palmieri, poi leggono tre nomi che non rappresentano i nomi di calciatori già fatti o comunque di calciatori di alto livello. Gabriele Zappa, io so che hai una passione per questo laterale del Cagliari, è un calciatore con il quale il Napoli ha già approcciato per provare a prenderlo per l'anno venturo? Diciamo che è un giocatore attenzionato, usiamo questo termine che va molto in voga, il giocatore attenzionato ad aggiuntoli ovviamente per la prossima stagione, così come i tifosi magari sperano in Emerson Palmieri, la questione è molto semplice, nei terzini, ecco, nel reparto dei terzini Napoli in questo momento ha 5 giocatori, di cui uno Malcuì è praticamente fuori rosa e potrebbe andare al Marsiglia, alla Fiorentina. In un affare che magari approfondiamo successivamente. Rimane Gulam che guadagna oltre 3 milioni, Rui che ha rinnovato lo scorso anno, Di Lorenzo ha rinnovato lo scorso anno, Yusai va a scadenza di contratto. È chiaro che se Yusai non dovesse rinnovare con il Napoli e quindi dovesse liberare un posto, Zappa potrebbe essere uno dei possibili obiettivi. Certo, nello stesso ruolo di Di Lorenzo, su cui il Napoli ha investito una discreta somma, perché rinnova oltre 2 milioni di euro, però è uno dei profili attenzionati dal direttore sportivo Giuntoli ed è forse uno dei giovani che si è messo più in mostra in questi primi 5 mesi. Ce l'abbiamo la scheda tecnica di Gabriele Zappa, anche per mostrarvi quello che è il profilo di questo giovane calciatore che sta facendo una stagione brillante con la maglia del Cagliari. Eccolo lì, età 21 anni, quindi rientra praticamente a pieno nei parametri della società azzurra. Altezza 187 cm per 78 kg, che ragazzi per un esterno di fascia, a tutta fascia, insomma non è poco. Valore di mercato 7 milioni di euro, piede destro, 16 presenze in stagione, 0 reti ma già 3 assist. Quindi è uno di quei difensori a cui piace molto arrivare sul fondo per mettere il cross. E ha giocato anche da esterno alto. Ha giocato anche da esterno alto. Occasione quindi anche d'utile. Allora, noi a questo punto ci trasferiamo e andiamo subito col nostro primo collegamento via Skype, perché se non a lui, a chi possiamo chiedere, chi meglio di lui può dirci davvero quali sono le sorti del calciomercato in generale, soprattutto in un periodo così particolare come quello che stiamo vivendo tutti, e poi ci andremo anche ad addentrare a quelle che saranno le trattative del Napoli. Saluto con enorme piacere il direttore Luciano Moggi. Buonasera direttore. Buonasera, mi sentite bene voi? Noi la sentiamo forte e chiaro. Pronto? Ci sente direttore? Vai e viene la voce, comunque ditemi. Io direttore parto così, le chiedo subito,
Ma nella sua carriera le è mai capitato di gestire un caso come quello di Milik? Non capisco bene, ragazzi. Non, Mi è sente? una voce che praticamente viene e scappa via subito, quindi non capisco le vostre Sente me, parole. direttore? Magari vorremmo meglio con me. Magari? Direttore? Io ci sono. No, mi sente? Io sento male, è una voce che praticamente rimbomba e scappa e ritorna, scappa e ritorna. Allora, ci proviamo oppure magari resettiamo il collegamento. Le chiedevamo se le è mai capitato in carriera Rifacciamo il di collegamento. aver gestito, oppure le è mai capitato comunque in una delle sue squadre, un caso come quello di Arkadiusz Milik che rompe con la società e va a scadenza di contratto e rischia di andare via a parametro zero. Non capisco, ragazzi, non Ok, capisco. allora facciamo così, proviamo Mi a dispiace, resettare il collegamento col direttore se Luciano vogliamo Moggi, rifare il collegamento, ci ritroviamo rifare. tra pochissimo proprio con Luciano Moggi. Dicevamo, parlavamo di Arkadiusz Milik, abbiamo chiesto proprio al direttore se ci fossero stati in passato dei casi analoghi anche a quello del calciatore polacco, perché è un caso abbastanza particolare, Claudio, perché tra l'altro il Napoli è una società che raramente agisce così quando un calciatore va a scadenza di contratto. Io ultimamente mi è capitato di rendermi conto del fatto che ad oggi, quando un calciatore arriva a 2 anni dalla scadenza di contratto, iniziano già le prime discussioni, Schermaglie. le prime schermaglie tra la gente, tra il calciatore stesso e la società di appartenenza. Perché quando si arriva a 2 anni di contratto dalla scadenza del proprio contratto, un calciatore inizia già ad impugnare il coltello e lo inizia ad impugnare dalla parte del manico. Beh, è anche È giusto, anche perché giusto, insomma. se a 2 anni alla scadenza del contratto tu non trovi un accordo, dici vabbè, io faccio passare un altro anno. Certo. Arrivo a 12 mesi alla scadenza. Io giocatore ho in mano il coltello, non un coltello, una lama di quelle enormi. Dalla parte del manico, posso costringere la società a dire: senti, io voglio andarmene. Quindi la società è anche costretta a dire: io o ti svendo o rischio di perderti a zero. Ma allo stesso caso, Zaccagni. Certo. Cioè, Zaccagni va a scadenza 2022. Zaccagni ha già fatto sapere al Verona di non voler rinnovare. E allora il Verona cosa fa? A 18 mesi alla scadenza, si guarda attorno e prova quindi, a strappare il prezzo più alto. 14 milioni per un giocatore a un anno e Certo, mezzo alla scadenza è una buona cifra. Il Napoli che ne chiede 18 per a Milik, che 6 chiede già mesi. Certo. adesso, può firmare perché con le nuove regole può firmare già adesso, non soltanto dal 1 febbraio, è una cifra totalmente fuori mercato. Assolutamente. Sai, le tante idee che sono fatte, anche È più una sorta di provocazione sì, anziché come una dire, richiesta se reale. c'è qualcuno che li porta, il Napoli vince la lotteria. Un po' come fece De Laurentiis con Higuaín quando mise la clausola da 94 milioni. Poi arrivò la Juventus beh. e se lo prese. Torniamo dal direttore Luciano Moggi, ci riproviamo, ci riproviamo. Direttore, ci sente stavolta? Adesso sento bene, mi dispiace per non poter parlare via Skype. Ci mancherebbe altro, l'importante è averla qui con noi, caro direttore Luciano Moggi. Io le Ci chiedevo sono. prima, le chiedevo, ma nella sua lunghissima carriera le è mai capitato un affare come quello di Arkadiusz Milik al Napoli? Cioè un caso così spinoso da affrontare? Se sì, quale? Ma Milik è veramente una stranezza. Può dipendere molto dal giocatore, ma un po' anche dai dirigenti che l'amministrano. Io non credo che tutta questa fermezza nel voler andare a parametro zero sia una cosa che poi anche per lui è sicuramente un qualcosa che si porta dietro. Perché io non credo che le società di calcio praticamente vadano incontro a uno che si comporta in questa maniera. È abbastanza problematica la Quindi cosa. lei dice che si sta facendo praticamente terra bruciata, no? Si prende Agendo. male, no, ma lui adesso si fa del male da solo, su questo non c'è dubbio. La società partecipa, anche perché una via di mezzo si può sempre trovare, insomma. Quindi se secondo lei chi è che ci va a perdere di più? Perdere di più economicamente il Napoli, ma il giocatore perde come credibilità nell'ambiente calcistico, su questo penso che non ci siano dubbi. Le mai. Io Sì, no, io le chiedo. ho tutti i miei dubbi sui giocatori che hanno questi comportamenti. A me non è mai capitata una cosa del genere.
probabilmente se mi capitava la risolvevo con certe maniere, nel senso che cercavo una via di mezzo per portare avanti un discorso. Evidentemente non ci sono le basi né con il giocatore né con la società per fare una cosa del genere. Il braccio di ferro va a danno della società, che non prende niente, e a danno del giocatore come credibilità. Io per esempio dovessi prendere Miri, che non lo prenderei, tanto per essere chiari, dopo quello che sto vedendo qui che sta succedendo a Napoli. Ecco, direttore, il fatto che il Napoli si trovi in questo momento con non soltanto con Milik, ma anche con Yusai e Maximovic, che sono due giocatori che in questi anni hanno dimostrato di poter dare un contributo di qualità agli azzurri, il fatto che si ritrovi con tre giocatori di rotazione a 6 mesi dalla scadenza del contratto, va benissimo l'emergenza Covid, va benissimo la crisi economica, ma non si rischia di fare la figura, non dico dei dilettanti, però quantomeno di aver gestito male la questione dei rinnovi, perché il Napoli rischia di perdere 3 giocatori a zero e De Laurentiis nella sua carriera non lo ha quasi mai fatto. Beh, sicuramente la gestione non è ottimale, su questo non c'è dubbio, perché quando ci sono questi contratti in scadenza praticamente va prevista la cosa un anno prima, ma anche un anno e mezzo prima che vadano in scadenza. Se il Napoli si trova in queste condizioni, o non interessano i giocatori, che ha ammortizzato, oppure ha sbagliato praticamente tattica, nel senso che doveva procedere. Adesso man mano che il tempo va si fanno sempre più complicate le cose. Direttore, arrivare a giugno ci vuole poco, quindi è una cosa un po' controversa, ma è difficile anche stabilirne le ragioni. Probabilmente la società ne sa più di noi, i giocatori ne sanno più di noi, c'è qualcosa che sicuramente non va nella maniera giusta tra società e giocatori, su questo non c'è dubbio. Direttore, le chiedo di Gennaro Gattuso, perché nelle ultime 5 gare con il Napoli, 4 sconfitte e una sola vittoria. A Napoli, sul web, sta girando già l'hashtag Gattuso out, quindi una fetta di tifoseria partenopea si augura già che possa finire anzitempo l'avventura tra Gattuso ed il Napoli, però nel frattempo la società sta lavorando per il rinnovo contrattuale di questo tecnico, un rinnovo biennale con opzione per il terzo anno. Ma se lei fosse il dirigente di una squadra il cui allenatore nelle ultime 5 partite ne perde 4, ne vince una, e l'obiettivo stagionale, quello dichiarato, è quello di agguantare il 4º posto e ad oggi sei sesto, lei penserebbe al rinnovo di questo allenatore oppure si porrebbe qualche domanda? Io penserei ad aiutarlo nell'attività, su questo non c'è dubbio, prima di prendere decisioni in merito. Su questo, e poi dopo io ho visto per esempio la partita di domenica, è una partita che si può anche perdere, ma 90 su 100 la si vince. Se poi gli attaccati sbagliano tutto quello che è possibile sbagliare, ingenuamente e anche per sfortuna in certi casi, non è mica colpa dell'allenatore. Dire che non c'è stata la prestazione del Napoli domenica è una bugia. Quindi io credo che praticamente non è sicuramente un risultato ottimale fino ad ora l'attività di Rino Gattuso, ma neppure da biasimare. E io penso che il Napoli abbia tutte le possibilità per arrivare in Champions. Addirittura all'inizio io avrei pensato che poteva lottare per qualcosa in più della qualificazione, anche perché la formazione del Napoli è una formazione che sostanzialmente è fatta di piedi buoni, di gente che sa giocare a pallone. Mi sembra che seguano attentamente il loro allenatore, perché io conosco praticamente e quindi so perfettamente che vogliono bene a Rino Gattuso, il che praticamente porta all'impegno della squadra. Se poi dopo, come domenica, la si perde per 1000 ragioni che non hanno niente a che vedere col calcio, ma perché domenica sicuramente è una partita che potrà essere vinta sicuramente 3-4-0. L'avversario non ha fatto niente per produrre quello che ha prodotto. Gli è capitata una situazione, l'ha sfruttata e chiuso.
Quindi giudicare l'allenatore ora mi sembra un po' presto. E poi praticamente dire alla società e dare un consiglio alla società di seguirlo attentamente, perché bisogna tenere presente che quando ci sono dei giocatori che sono a livello di scadenza di contratto, quando c'è un Milik che praticamente è fuori dal gioco e si allena da solo, se la squadra perde, è gente questa che mette praticamente benzina sul fuoco e quindi alimenta magari nello spogliatoio lo scontento di quelli che non giocano. E questo potrebbe essere un qualcosa che la società deve valutare e deve attenzionare, no? Perché specialmente in un momento che non ci sono grandi risultati. Direttore, intanto le dicevo, l'hashtag Gattuso out sta facendo strada, insomma, sul web, però i tifosi del Napoli chiedono a gran voce il ritorno di un allenatore che è stato molto molto importante per gli azzurri, che ha portato gli azzurri a dei risultati importanti, parliamo di Maurizio Sarri, che non si è lasciato però benissimo con la dirigenza del Napoli e soprattutto con il personaggio di Aurelio De Laurentiis. Guardate che intanto siamo in presenza di un personaggio che è un signore, Rino Gattuso, quindi valutare queste cose e pensare addirittura a Sarri, prima di tutto si è lasciato male, ha tenuto mascherata la cosa che era tanto che aveva in atto, eccetera, perché il problema, poi secondo me, guardate, chiudo il discorso dicendo che praticamente i ritorni non sono mai pari alle attese, quindi io penso che sarebbe da scartare proprio l'ipotesi Sarri anche nel caso in cui Gattuso dovesse avere dei problemi, però devo anche dire che prima di dire che Gattuso ha problemi bisogna attendere un momentino e la società si deve fare più partecipe, non deve dare praticamente carta bianca a nessuno, deve essere la società che ha il potere in mano e che rende lo spogliatoio idoneo all'attività dell'allenatore. Questo è, quindi è lì che bisogna andare in profondità, perché ripeto, quando ci sono giocatori fuori come Milik c'è sempre da aspettarsi che perdendo la squadra, non giocando bene, ci sia malumore tra quelli che non riescono a giocare titolari. Questo è un'idea, può darsi pure che non sia tale, non sia vera, però è diciamo che è un qualcosa che io conosco attentamente nell'attività mia. Direttore, le faccio un'altra domanda, perché pare che Aurelio De Laurentiis abbia già comunicato a Gennaro Gattuso che dall'anno 21, comunque già sin da adesso, il progetto Napoli potrebbe anche essere ridimensionato dal punto di vista degli esborsi per le trattative di mercato e dal punto di vista del monte ingaggi. Ma in passato le è mai successo che magari un presidente sia arrivato da lei a dirle: caro direttore Moggi, da domani il mercato cambierà, non prenderemo più calciatori già fatti ma prenderemo dei calciatori giovani, delle giovani promesse, quindi dei prospetti? E se le è capitato, come ha reagito? Guardate, io quando sono stato nel Napoli praticamente la società con il presidente Ferlaino, che secondo me è stato uno dei migliori, se non il miglior presidente del Napoli da quando sono io nel calcio, abbiamo cercato di portare avanti la società vendendo e comprando, praticamente vendendo a parecchio e comprando a poco, e abbiamo portato giocatori che si chiamavano Careca, che si chiamavano Aremao, gente che sostanzialmente ha reso una squadra come il Napoli visibile in tutto il mondo, assieme a Diego, a tutti quanti. Quando però ci sono praticamente delle esigenze particolari, e in questo caso il calcio, che è diventato un business, ha bisogno solo di risultati, si possono spendere anche dei soldi che in realtà in passato uno non avrebbe pensato minimamente di spendere. Ad esempio, ai tempi miei il Napoli aveva un bilancio vero, serio e attivo, ma anche adesso mi sembra che
il bilancio del Napoli sia abbastanza buono, se non vado errato. Assolutamente sì. In questi tempi di pandemia, in questi tempi in cui praticamente non c'è persona, non ci sono spettatori allo stadio, mancano gli sponsor, eccetera, bisogna che qualcuno capisca che l'azienda, che il calcio non è più una società sportiva, è un'azienda vera, ha bisogno di ridimensionarsi un momentino. E siccome il Napoli è già una buona squadra, io ritengo che il Napoli possa accedere alle qualificazioni Champions, perché tenete presente che Juventus e Inter sono sicure, Milan è un punto interrogativo, la Lazio mi sembra molto lontana, quindi non vedo perché il Napoli non dovrebbe accedere o dovrebbe tentare di accedere alle qualificazioni Champions, e queste qui porterebbero un qualcosa di sostentamento economico importante per la società. In questo momento, mancando il sponsor, o meglio, non mancando, ridimensionandosi il sponsor, non essendoci il pubblico allo stadio, la società può anche pensare di ridimensionare un po' le cose in attesa che vengano tempi migliori. Una cosa del genere non è mai capitata, o perlomeno io non sono mai venuto a conoscenza di un allontanamento del pubblico, degli sponsor, certo, per tanto tempo così, per cui bisogna dare anche la possibilità a chi ha, all'azionista, di poter stabilire, fermiamoci un attimo e vediamo cosa succede. Un grazie enorme, direttore, la ringraziamo per essere stato con noi. Grazie, direttore. Grazie. Quando saluti. Bisogni ci sono. Grazie okay. Mille, troppo buono, gentilissimo. Grazie a Luciano Moggi. Ha detto una cosa, l'ha detta, io l'ho sentita. Tra quale delle tante? Quando ha parlato di Sarri, ha detto non si è lasciato benissimo con De Laurentiis. Anche se De Laurentiis si è un po' pentito. Forse si è un po' pentito, però ha detto una cosa, ha detto perché probabilmente Maurizio Sarri aveva già da diverso tempo un accordo con la Juventus e De Laurentiis pare se la sia legata al dito questa cosa. Lui, De Laurentiis, ogni volta che si lascia con un campione o con un allenatore, tempo un paio di mesi, gli rovescia giù tutto. Poi, scottato dall'esperienza Ancelotti, certo, lui ha richiamato Gattuso, ti ricordi la conferenza stampa, il 4-3-3, Come no? I ricordi del sarrismo, però io lo ripeto, personalmente non lo riprenderei mai. Io combatto anche con i miei amici di sempre che vorrebbero Sarri, va bene. Qui Sarri aveva dei giocatori, questi ne sono altri. Se Sarri venisse qui e facesse male, che si fa? Si rovina tutto, lasciamo da parte. Basta. Lasciamolo da parte. Allora, prima di trasferirci dal nostro prossimo ospite, vi diamo una notizia che ci riportano i colleghi di Sky Sport. Quella di Victor Osimhen, che salterà, è sicuro, la finale di Supercoppa contro la Juventus del 20 gennaio, che vi ricordo si giocherà alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, lo stadio dove gioca il Sassuolo. Mertens è quasi pronto, domani la decisione finale, perché Mertens non ci sarà e quindi salterà la gara di domenica contro l'Udinese, però potrebbe trovarsi in extremis disponibile per la finale contro la Juventus. Sai chi potrebbe lasciare il Napoli? Chi potrebbe lasciare il Napoli? È una pista da seguire, quella di Malcui. Perché la Fiorentina nei giorni scorsi si è informata su Kevin Malcui, che è il quinto terzino del Napoli, terzo terzino destro, ha giocato mezz'ora in tutta la stagione, poco e niente. Cosa succede? La Fiorentina, al netto dei disastri che sta purtroppo facendo Prandelli in panchina, sta cedendo Paul Lirola al Marsiglia. Certo. Quindi se dovesse essere ceduto lo spagnolo ex Sassuolo in Francia, guarda caso quella squadra in cui potrebbe andare magari anche Milik, si libererebbe un posto. A quel punto Malcui potrebbe essere una possibile trattativa in uscita per gli azzurri. Sì, ok, fa parte della lista della Serie A, però non ha mai giocato, quindi è una pista magari da tenere d'occhio. Si è parlato anche dello Spezia, no? Per Malcui. Sì, anche se lo Spezia economicamente è molto florida la proprietà dello Spezia, però dubito possa spingersi alle cifre che guadagniamo qui senza che il Napoli debba per forza poi
pagare gran parte dell'ingaggio magari in prestito. Allora, nella scorsa puntata del nostro speciale calciomercato con Bruno Galvan abbiamo fatto un focus relativo a Luca Pandolfi, un attaccante classe 1998 che ad oggi è in forza alla Turris, squadra di Serie C. Eccolo qui, 22 anni, 186 cm per 75 kg, 800.000 euro il valore di mercato di questo attaccante che quest'anno ha segnato già 6 reti con la maglia bianco-rossa della Turris e ha anche un assist. Claudio, noi l'abbiamo raccontata per filo e per segno questa trattativa che è nata diversi mesi fa. Giuntoli si è interessato a questo profilo. Su di lui non c'è soltanto il Napoli, c'è anche l'Hellas Verona, c'è anche il Sassuolo, ci sono diversi club di Serie A, moltissimi in B, tantissimi ancora di più in Serie C. Il Napoli ha intavolato un discorso concreto con la dirigenza della Turris, ma nell'incontro che è avvenuto nella scorsa settimana tra il suo entourage e Cristiano Giuntoli in persona, pare che la fumata sia stata grigia, nel senso che il calciatore verrebbe di corsa, vestirebbe ovviamente di corsa la maglia della sua città, ma nello stesso tempo l'offerta che ha fatto il Napoli alla Turris per prelevare il cartellino di Pandolfi è risultata troppo bassa. Quando il Napoli lavora su degli obiettivi di mercato che magari non sono principali, come lo stesso Luca Pandolfi, e tira sul prezzo di un attaccante che costa 800.000 euro, e magari il Napoli arriva ad offrirgliene 300, dall'altra parte sarà arrivato un no secco, Giuntoli si Chiaramente. sarà girato, sarà tornato a casa, vuol dire che in effetti il Napoli ha un problema ad investire determinate cifre sul mercato. Quindi figuriamoci un po' a parlare di nomi come Emerson Palmieri o lo stesso, perché no, anche lo stesso Zaccagni, voglio dire, sono dei calciatori che hanno ovviamente un vissuto diverso rispetto a Pandolfi, no? Assolutamente sì, Fabio. Diciamo che su Pandolfi chiaramente i contatti con la Turris continueranno e quindi giunto di noi che dopo il no alla prima offerta si gira e se ne va, come hai detto tu, Sì. senza tornare sul giocatore. Premettiamo una cosa: Pandolfi sarebbe un affare poi da girare al Bari, Certo. sia chiaro, come tanti affari che il Napoli ha fatto l'anno scorso, giocatori comprati dalla squadra azzurra per non gravare sul bilancio del Bari e poi prestati alla società di De Laurentiis in Serie C per 2 anni. Questa qua è la formula classica dei prestiti, quindi un giocatore destinato sempre alla seconda squadra di De Laurentiis. Su Pandolfi, chiaramente, dicevamo, ci sarà un nuovo incontro con la Turris, perché il Napoli è comunque vigile su questo esterno che tanto sta facendo bene con la squadra neopromossa in Serie C. Sulla questione del Napoli mi voglio legare alla questione degli Sì. investimenti, perché tu mi dici Napoli non riesce ad arrivare a 800.000 euro in questo momento per Pandolfi. La questione è legata anche alla relativa vicenda di Emerson Palmieri, perché al netto dell'uscita, che in questo momento è quasi impossibile, di Fusiculum che guadagna oltre 3 milioni, il Napoli non è che va da Emerson Palmieri e poi dice io ti do quello che vuoi. No, Certo. io se vengo a chiedere il prestito al Chelsea lo chiedo con le stesse condizioni con cui tu mi hai dato Bakayoko, ovvero Esatto. un ingaggio ampiamente pagato dal Chelsea. Il Napoli cercherà di sfruttare magari negli ultimi giorni di mercato i buoni rapporti che comunque con la dirigenza dei Blues, però è un affare che, ripetiamo, legato sempre all'uscita di Kfosi Ghulam, quindi se non esce Ghulam non entra Emerson Palmieri al netto del fatto che Ghulam non mantiene i 90 minuti per tante partite, magari Emerson Palmieri sarebbe pronto uso. Assolutamente sì. Tra l'altro Emerson Palmieri, un calciatore che abbiamo avuto modo di apprezzare anche con l'Italia di Roberto Mancini, sull'asse Mancino legato con Roberto Insigne, ricordava un po', no? Gli inizi di Fosi Ghulam. E quindi ci è venuta un po' la nostalgia, magari l'asse Ghulam, Hamsik, Insigne del Napoli di Sarri ce l'ha fatto rivedere Mancini con Emerson Palmieri. Però diceva molto bene Claudio, operazione complessa dal punto di vista economico, ma soprattutto delle opportunità, perché il calciatore nel momento in cui lascerà il Chelsea proverà ad agguantare un club ben più importante del Napoli. Ce l'abbiamo il nostro, un altro ospite al telefono, dopo Luciano Moggi, un altro ex Napoli, perché è il turno e do il piacere e ringrazio un amico di CN24, il grande Fabiano Santacroce. Ciao caro Fabiano, come va? Ciao, ciao a tutti, buonasera, tutto bene, dai. Mi fa piacere, caro Fabiano. Fabiano, io vengo subito al sodo. Sì. Milik tira da una parte, De Laurentiis tira dall'altra. Probabilmente questa corda
inizierà anche un po' a rovinarsi per poi spezzarsi. Ma chi è che ci va a perdere di più in questo affare tra Milik e Napoli? Guarda, ci perdono tutti e due. Si perde Milik perché comunque sia perde l'opportunità comunque di andare in nazionale, continuando così, rimanendo un anno fermo per lui. Sicuramente dopo anche gli infortuni che ha avuto ci metterà tempo poi a riprendere condizioni, quindi perde l'occasione di andare in nazionale. E per quanto riguarda De Laurentiis, sicuramente ci sarà una grossa perdita a livello economico. Senti, ma ti chiedo invece, ti faccio un'altra domanda, Fabiano, perché il Napoli l'anno scorso, nel mese di gennaio, quindi circa un anno fa, decise di anticipare l'acquisto di un difensore che sarebbe poi arrivato a giugno. E mi riferisco ad Emir Rachmani del Verona, grande stagione con la maglia giallo-blu l'anno scorso, allenato da Ivan Juric. Quest'anno soltanto circa 3 minuti di presenza alla Nuova Sardegna contro il Cagliari nella vittoria del Napoli degli scorsi giorni. Ma se a Fabiano Santa Croce, dopo 6 mesi di esperienza in una nuova avventura, non fosse mai arrivata la sua occasione per giocare dall'inizio, gli sarebbe un attimino passato per il cervello di voler cambiare aria? Beh, sicuramente c'è da dire che ha cambiato il livello di squadra, cioè è passato comunque da una squadra che aveva come primo obiettivo la salvezza ad una squadra che ha come primo obiettivo i posti in Champions League, quindi di sicuro si sarà dato qualche anno di tempo per imporsi. È sicuramente strana la vicenda, perché avremmo voluto vederlo tutti un pochettino in più, ma penso che ci sarà modo, anche perché ora il mese di gennaio e anche quello di febbraio saranno molto intensi e serviranno veramente tutti, quindi probabilmente lo vedremo ora e potremo anche valutare le qualità dei ragazzi. Ecco Fabiano, chiaramente ti saluto e ti chiedo, ovviamente parliamo di mercato, va benissimo, non dobbiamo dimenticare anche il campionato. Contro l'Udinese in panchina ci sarà Gotti, ma sbaglio o tu sei stato allenato da Gotti sì, ai tempi del Parma? Sì. Che tipo sì, è molto bravo. Infatti sarà una partita molto difficile, nonostante poi le varie assenze che conta l'Udinese, però lui è un allenatore molto bravo nella fase difensiva, ed è una cosa che comunque mi preoccupa, perché già Napoli sta avendo comunque problema a segnare, e quindi deve stare attento poi a non scoprirsi e a non ripetere uno spizzabis. Perdoni Fabiano, ma in tutto questo noi chiaramente parto dal tuo nome, tolgo l'ultima vocale e passo a Fabian. È un problema per il Napoli in questo momento? Mi spiego meglio. Tatticamente Fabian può evidentemente nelle aree di Gattuso fare solo il giocatore, il centrocampista nella linea 2. E forse viene, anche secondo te magari, collegato a dei compiti che non sono propri del calciatore, magari il fatto di doversi andare a prendere la palla davanti alla difesa, girarsi, fare il regista, non sono effettivamente proprio le doti per cui il Napoli ha speso 30 milioni per acquistare l'Albex di Siviglia. Allora, se il fatto su Fabian è che è un campionato molto particolare quello italiano per lui. Sono convinto che il ragazzo, se giocasse in un'altra realtà, staremmo parlando di un giocatore completamente diverso. In Italia è molto difficile, lui comunque ha un passo lento rispetto al gioco italiano e sta trovando sicuramente quest'anno tante difficoltà. Bisognerà, secondo me, Napoli deve valutare se sia il caso di darlo via e magari di incassare adesso da qualche buona squadra e reinvestire su qualche altro ragazzo. Fabiano, ti piace Zaccagni? Sì, però è sempre quella la cosa, bisogna valutare i giocatori
poi per, cioè, nel passaggio tra una squadra che gioca in un certo modo e una che cerca di vincere. Nel Napoli abbiamo visto adesso l'esempio del difensore che non sta giocando, nel Napoli è richiesto tanto, quindi sicuramente bisogna anche stare attenti a comprare magari dei buoni giocatori che però poi verrebbero qui e starebbero solo seduti in panchina e senza magari essere utili al mister. Fabiano, voglio fare un piccolo gioco con te. Rivedi in Osimhen e nel fatto che sia stato fermato subito dagli infortuni e quindi anche le critiche che a Napoli purtroppo vengono fatte se non si mantengono sin dal giorno 1 tutte le aspettative che ci sono su un acquisto, quello che magari può essere successo anche a te, tu mi ricordo tu arrivasti a Napoli, nelle prime partite lasciasti veramente tutti quanti a bocca aperta, poi chiaramente sei incappato in infortuni e i tifosi del Napoli ti hanno cominciato a vedere purtroppo con occhi diversi, perché magari si aspettavano che un rendimento continuo al netto degli infortuni. Vedi un certo, come dire, una certa similitudine tra i due percorsi? Ma guarda, no, perché io comunque ho avuto la fortuna di essere preso e di essere poi risultato una scoperta. Lui per quello, per il valore dell'operazione con cui è stato preso, deve solo far vedere che vale tutti quei soldi, e quindi il pubblico si aspetta tantissimo da lui e ha una grossa responsabilità. È un giocatore che deve crescere tanto, ha tanto potenziale, però deve crescere tanto e nei giusti modi, quindi bisogna aspettarlo. Fabiano, noi ti ringraziamo. Lo sai che a brevissimo avremo in diretta un tuo carissimo amico? Ci riferiamo al mister Geppino Marino? Lo vuoi salutare? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il mister è, oltre che una grandissima persona, è anche un grande tecnico e purtroppo ha avuto tante difficoltà quest'anno, non tutte sicuramente dovute alla sua gestione. Però lo saluto veramente calorosamente. Grazie mille Fabiano Santacroce, un abbraccio forte. Grazie Fabiano. Grazie a voi, grazie. Ciao, a voi, Fabiano. Un saluto. Grazie a tutti. Grazie. Allora, prima di andare dal mister Marino, voglio un po' di domande. Vuoi delle domande? Allora, è intanto, o non è la trasmissione anche di sì, tifosi? Ma allora, ad esempio, dicono di sacco. Ci chiedono Freddy ci chiede Leonardo Semplici come post Gattuso. Non te l'ho letta questa. No, dimmi un altro, per favore. No, con tutto il rispetto per Mister Semplice, De Paul. Allora, De Paul. Ecco, De Paul oggi ne ha parlato il suo ex allenatore Julio Velasquez, sì, ex Udinese, proprio ai nostri microfoni, e parlando anche facendo un paragone con Fabian, giocatori comunque diversi. Io ti dico che De Paul in questo momento nel Napoli svolgerebbe il ruolo che sta facendo Zielinski. Sì. In un centrocampo a tre, io non so, sai, se ne è sempre parlato in questi anni, in un centrocampo a tre nemmeno lo vedrei sinceramente, in un 4-3-3. Per me De Paul è un classico numero 10. O gioca trequartista nel ruolo di Zielinski, oppure in un centrocampo a tre, solo come fa l'Udinese a 3-5-2. Fa la mezzala. Per forza. Io lo comprerei adesso, non dalle cifre che chiede l'Udinese, perché se è ancora... Chiede 40 milioni? Ecco, 40 milioni in tempi di Covid, chi gli offre? Sono troppi. Andiamo a vedere la schermata del mercato in uscita, perché oltre a Milik, oltre a Malquì, di cui vi abbiamo già parlato, ci sono altri calciatori che invece sono in lista di sbarco. E ci riferiamo ad Elsie Diusai e a Nikola Maksimovic, che hanno il contratto in scadenza nel prossimo 30 giugno. Sul calciatore albanese è forte, fortissimo l'interesse dei giallorossi della Roma. Anzi, tra l'altro colgo l'occasione di fare i miei migliori auguri per una prontissima guarigione a Morgan De Santis, ex portiere del Napoli, dirigente e direttore sportivo attuale dei giallorossi, che è stato coinvolto in un bruttissimo incidente stradale dal quale ovviamente si è salvato, e quindi noi siamo tutti felici. Dicevamo, su Usai c'è fortissimo l'interesse della Roma, ma anche della pista relativa allo Spartak di Mosca. Per Maksimovic c'è l'Inter, che da tempo sta iniziando a pensare al centrale serbo, visto che è in scadenza. Su Gulam un grandissimo punto interrogativo,
perché c'è la situazione relativa al suo ingaggio, perché il giocatore algerino guadagna 3 milioni e mezzo euro di euro netti l'anno, è fermo da diverso tempo ed è difficile ed è anche comprensibile che nessun club di qualità possa affacciarsi ad una situazione del genere. Chi è che andrebbe a prendere un calciatore che è fermo da diverso tempo come Ghoulam, dovendogli ovviamente dare un ingaggio da top player o quasi, no? È tutto lì, Fabio. Io club anche magari di seconda fascia posso anche dire, sai cos'è? Pagami l'ingaggio. Ma io voglio Ghoulam, vado al Napoli, dico senti, io non posso dargli 3 milioni di euro, quindi io te lo prendo in prestito, mi dai, ti pago, che ne so, il 30, il 40, il 50% dell'ingaggio, e poi devo fare i conti anche col giocatore, perché magari il giocatore non vuole lasciare Napoli se non per piazze di alto livello che in questo momento non rappresentano interessamenti. Però Claudio, io ti faccio anche un'altra domanda. Lui ha il contratto fino al 2022. Lui ha il contratto fino al 2022. Però le squadre che prenderebbero, che vorrebbero Ghoulam oggi, quali potrebbero essere? Facciamo degli esempi, ovviamente. Cioè squadre tipo lo Spezia? Ma non ci va. Squadre, ma non ci va perché? Perché lo Spezia non potrebbe dare nemmeno un milione di euro. No, ma magari il Napoli. Ma mettiamo anche il caso che il Napoli dice apre al pagamento dell'ingaggio. Intero? Perché magari tra un mese parliamo che il Napoli in ultimi giorni dice io posso prendere Emerson Palmieri. Regalo Ghoulam. Regalo Ghoulam. Ghoulam deve accettare. Cioè Ghoulam deve anche accettare la destinazione. Certo. Quindi quando si parla di trattative di mercato è facile dire io pago i soldi e mi compro il giocatore. È facile quando non si sa che in un affare ci sono la squadra che compra, la squadra che vende, il giocatore e l'agente del giocatore. Quindi quando tutte queste quattro componenti non si mettono d'accordo e ballano milioni di euro che in questo momento con la crisi Covid sono difficili da trovare, è chiaro che ci ritroviamo in una situazione del genere con Ghoulam, un punto interrogativo, e ovviamente poi i tifosi dicono noi abbiamo come terzini Mario Rui che qualche volta incappa in qualche errore, certo, e Ghoulam che dal giorno dell'infortunio non è più lo stesso. Poi c'è Lobotka tra i possibili calciatori in uscita, perché c'è stato un sondaggio del Toro, il DS Vagnati pare abbia chiesto il calciatore in prestito, secca la risposta di Aurelio De Laurentiis, no, in prestito non do Lobotka, lo darei eventualmente soltanto a titolo definitivo, comunque con la formula del prestito con l'obbligo di riscatto. Ricordiamo che il Napoli ha sborsato circa 25 milioni per il suo cartellino, pochissimo il minutaggio ottenuto anche quest'anno dal centrocampista slovacco. Secondo me, questo è semplicemente un mio parere, è un calciatore inadatto a fare il 4-2-3-1, perché nei due mediani ce lo vedo pochissimo, ancora di meno ce lo vedo sulla tre quarti. Ma poi, se lo vendi, devi anche andare a acquistare un sesto. Un altro, certo, cioè, devi andare a prendere un altro. Io non mi stupirei, ripetiamo prima la grafica, Emanuele, per favore. Io di tutti questi giocatori qui non mi stupirei di vedere a fine mercato, io non dico tutti otto ancora in azzurro. A fine di questo mercato alla fine, qui? Io dico tra un mese, no? Io non mi stupirei di rivedere gli otto giocatori in azzurro, se dovessi vederne un'uscita magari ti dovesse cedere anche Malcui e Milik, per il Napoli già sarebbe qualcosa. Perché c'è per esempio Llorente, no? Che è un calciatore che il Napoli ha messo sul mercato. Lo darebbe gratis alle squadre che non sono poi le concorrenti degli azzurri per le zone alte della classifica. Si farebbe però pagare da Juventus e Milan, nel caso lo volessero, perché insomma andrebbe poi a rinforzare eventualmente. Però c'è qualcuno che dice anche, ma io uno come Llorente lo tengo stretto, perché di questi tempi con Osimhen fuori, con Mertens fuori, c'è solo Petagna, io mi tengo stretto Fernando Llorente. Lo vado a chiedere al nostro ospite, al mister, ex allenatore della Carpisa Yamamai, quindi del Napoli femminile, mister Geppino Marino. Grande Geppino, che piacere averti con noi. Ciao, buonasera Fabio, buonasera a tutti, è un piacere tutto mio. Geppino, parlavamo di Llorente, tanti tifosi ci stanno scrivendo dicendoci ma no, perché vendere Llorente quando non abbiamo alcuna alternativa al momento per Petagna? Può servirci? Numericamente sì, il discorso è valutare quanto l'allenatore vede nel suo gioco Llorente. Io se non ricordo male quest'estate era vicino al Benevento, sì. E non so perché la cosa non si è più fatta, però Llorente a oggi è un giocatore che a livello di minutaggio può dare veramente molto poco a Napoli, quindi se dobbiamo valutare una questione di numeri per ruolo, allora magari tenerlo
Nella rosa sì, ma io credo che in questo momento il Napoli abbia bisogno di giocatori che quando entrano in campo fanno la differenza, ti spaccano la partita. Quindi o si dà lo spazio e questo giocatore rientra anche nei piani dell'allenatore, oppure io credo che anche per un'esperienza vissuta, qualsiasi giocatore poi dopo non rientra nei piani dell'allenatore e deve stare in rosa giusto per, diventa un problema anche come gestione. Allora, Geppino, ti chiedo invece, ti faccio una domanda di campo. Ma c'è chi dice che Fabian stia attraversando un momento delicato, generale, c'è chi invece parla di una posizione sbagliata in campo per le caratteristiche del calciatore. Probabilmente, io sono uno di quelli che la pensa così, che probabilmente per le caratteristiche dello spagnolo farlo giocare davanti la difesa in un centrocampo a due potrebbe metterlo in difficoltà. Di che parere è mister Marino? Allora, io credo che i giocatori debbano essere posizionati nei ruoli e nelle zone di campo più consone. E Ruiz ha dimostrato con la Spagna che il ruolo di trequartista è quello che gli si addice di più. Ora ci sta da esaminare questa cosa e da capire perché ogni allenatore che viene a Napoli, stiamo parlando di allenatori importanti, perché prima Ancelotti, che c'è stato un momento che l'ha fatto partire centrale, poi l'ha spostato sull'esterno e adesso Gattuso insistono perché è affinché questo giocatore giochi in mediana. Ora io credo che la lettura sia una e sia semplice. Nel momento in cui in questo calcio moderno viene richiesta questa costruzione dal basso e quindi per far sì che questo venga attuato c'è bisogno di calciatori che tecnicamente siano molto preparati e vedono la giocata prima, entrambi gli allenatori vogliano utilizzare queste capacità tecniche importanti di Ruiz in prima costruzione, quindi come mediano e come centrocampista. Ora il discorso è, siamo sicuri che effettivamente il problema del Napoli sia Fabian Ruiz? Beh, certo. Oppure è il Napoli stesso che non riesce a esaltare le capacità di Fabian Ruiz? Perché lo stesso discorso vale con Zielinski, cioè non può essere un giocatore che in una partita ti spacca la partita e ti fa la differenza e poi con lo Spezia non tocca un pallone. Cioè ci deve essere un problema, io credo che sia semplicemente un problema di squadra, di armonia, ma soprattutto anche di capacità degli avversari di limitarti, perché oggi nel calcio moderno, anche se giochi con lo Spezia prepara la partita al meglio e non ti fa Certo. giocare. Quindi noi dobbiamo analizzare al meglio le situazioni e capire che oggi questi non sono i problemi del Napoli. Ruiz non è un problema del Napoli. Io credo che il problema del Napoli sia innanzitutto dietro, perché senza Koulibaly e a volte anche Koulibaly abbiamo una difesa che balla troppo. Abbiamo un terzino sinistro che secondo me Mario Rui non è un giocatore che può essere un giocatore importante per una squadra che deve lottare per lo scudetto, è un buon giocatore, ma deve essere un'alternativa a un Gulam ai tempi di Sarri, no? Un Gulam che riusciva a farti un gioco propositivo e a far giocare bene anche Insigne. E anche Manolas, perché Certo. io Manolas è un giocatore che oggi purtroppo ci sono allenatori che hanno delle idee, cioè giocano di reparto, giocano a zona, e ci sono allenatori che invece giocano a uomo con la marcatura uomo su uomo, vedi Gasperini, vedi Juric e tanti altri allenatori. Io oggi credo che Manolas sia un ottimo marcatore, ma non un buon difensore che può giocare di reparto e che può lavorare in una prima costruzione, perché tecnicamente è un giocatore che purtroppo non può dare a Gattuso quel lavoro che lui richiede. Quindi questi sono un po', io credo, i problemi che oggi il Napoli deve risolvere e che secondo me deve aggiustare la difesa e deve dare delle alternative sugli esterni. Ecco, mister, chiaramente prima Luciano Moggi, proprio ai nostri microfoni, ha commentato come dire, l'avventura di Gennaro Gattuso. Comunque, parlando di una società che deve essere vicina ad un allenatore che si sta ancora formando e che ha fatto intravedere un po' quelle che sono le due doti.
Io ti faccio due numeri, 29 tiri contro lo Spezia, oltre 30 contro il Cagliari, sono anche una risposta alle critiche, magari legate al risultato, di chi dice che il Napoli non ha gioco perché magari non segna, ma in realtà costruisce tantissimo. Sono completamente d'accordo e credo che ad oggi in queste due partite siano il segno tangibile che un giocatore come Mertens, che è l'unico che ha freddezza e riesce a concretizzare l'azione, come anche Osimhen, sono delle mancanze che si sono sentite tantissimo. Nonostante questo, comunque il Napoli ha sviluppato e ha costruito gioco. Purtroppo è mancato la cattiveria sottoporta, è mancata concretizzare la grossa mole di gioco che è stata fatta. Questo non può essere sempre. Quello che è preoccupante è la cattiveria di questa squadra. Cioè, una squadra che sembra giocare sempre di fioretto, una squadra che non entra mai in campo cattiva, determinata, affamata. E per un allenatore come Gattuso, che la sua arma vincente è proprio questa, la grinta, l'agonismo, i ritmi alti, credo che sia il dispiacere più grande, quello di non riuscire a trasmettere alla squadra questa fama. Io credo che Mister Marino non abbia bisogno dei miei elogi, onestamente, anche perché nella sua ultima recente esperienza col Napoli femminile ha raccolto praticamente pareri positivi e tanta stima dagli addetti ai lavori. Per cui noi chiudiamo la trasmissione facendo un grosso in bocca al lupo a Geppino Marino per la sua carriera, perché siamo certi che tornerà a sedere in panchina, tornerà ad Assolutamente sì. urlare, tornerà a deliziarci anche con le sue idee tattiche. E quindi un grosso, grossissimo in bocca al lupo a Mister Geppino Marino. Ciao Geppino. Grazie, grazie mille dell'augurio, speriamo Fabio, perché stare lontani dal campo fa male, soprattutto quando è la tua passione, la tua vita, è difficile accettarlo, però la vita è questa, il calcio ci insegna che bisogna guardare avanti, bisogna accettare, da ogni esperienza bisogna crescere, sono giovane, ho tanta carriera da fare e tanta voglia di imparare, quindi è stato un piacere stare con voi stasera, volevo ricambiare i saluti a Fabiano e salutare voi e tutti i telespettatori e chi ci segue da internet. Grazie e forza Napoli. Grazie Geppino Marino, Ciao, buonasera mister. Geppino. E allora siamo giunti anche al termine della nostra seconda puntata dello speciale E ti voglio calciomercato. chiudere con una battuta. Sì. Raimondo Menech, Ah, siamo già lì. che allena il Nantes, Sì. detto, te la dico subito, praticamente voleva un Ah, tra giocatore. l'altro Claudio su Twitter, ragazzi, occhio perché Claudio su Twitter come si chiama Emanuele? La Ma spunta blu. basta che Eh stupidaggine. vabbè ragazzi, questo vuol dire che è molto molto seguito il nostro Claudio Russo. È un Allora, vanto per CN24, le cose belle si fanno vedere e io lo dico. Quindi seguite tutti Claudio Russo su Twitter. Che dice Domenech? fa discutere. Fa Deve discutere. dire le cretinate, ne ha detta un'altra. Che ha detto? Detto, io volevo un giocatore, volevo Lucas dal Lione, ha scelto il Brest. Beh, non ho seguito le vicissitudini, così la vita, mi sarebbe piaciuto prendere Maradona, ma è morto. Cioè, io esco pazzo con Madonna queste mia ragazzi, Madonna mia stupidaggini. ragazzi. Ubriaco. Sarà Vabbè, è stato normale, non ubriaco. allenava un club da 10 anni. Motivo c'era, motivo c'era. Va bene, è stato bello anche per oggi. Vi ricordo che lo speciale calciomercato ritornerà lunedì puntuale alle ore 20 in punto per fare il punto della situazione su tutte le trattative del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Nella prossima puntata parleremo anche del rinnovo di Gennaro Gattuso perché si stringono i tempi affinché possa arrivare questa firma sul nuovo contratto del tecnico calabrese. Grazie, grazie a Claudio Russo. Grazie a te Fabio. E un grazie enorme va ovviamente al nostro regista, il nostro punto di riferimento, il valore aggiunto di CN24, Emanuele Bernardo. E poi un grazie va ovviamente a tutti coloro che ci hanno seguito, sia sul 296 del digitale terrestre, ma anche attraverso le nostre piattaforme social, e quindi sia su Facebook che su YouTube. Vi auguro una buona serata. L'appuntamento con Calcio Napoli 24 TV riprenderà lunedì. Quindi con la rassegna stampa e poi con CN24 Live e infine speciale Calcio Mercato. Restate sempre connessi su calcionapoli24.it. Ciao!
L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Ciao. No, per carità, io guanti e mascherine sempre, non esco di casa senza. E poi me li cambio spesso, diciamo che è una questione di igiene. D'altronde, come dice il detto, mens sana in corpus, vabbè, lo dice il detto. Ammazza però qui che schifo, che incivili. Ehi, dico a te, ma non a te, te, lo so che te non lo fai, no, dico a te quell'altro, quello che se ne frega. Tutto questo alla natura costa molto, e in fondo basterebbe così poco. Gettiamoli nel bidone dell'indifferenziata, in fondo a noi, ma che ci costa? Ricordare il